Vi chiedo un attimo di silenzio, non sarò lungo, tranquilli, perché il film fa molto ridere, quindi cercherò di essere breve, di non annoiarvi. E racconterò brevemente a questo mio amico che è qui a fianco a me, che si chiama Beppe, come è nato questo progetto. Allora, io 20 anni fa, Beppe, realizzai un film a Via Nicolaiesca, qui vicino recentemente da questa piazza, sui ragazzi delle case popolari. Io ho 2 lauree, però vivendo con i ragazzi delle case popolari vi posso garantire che ho imparato molto di più che dai loro all'università. Non lo dico per piaggeria, ma Baggio è un quartiere veramente straordinario. Realizziamo questo film, il critico del Corriere della Sera scrisse che era un film molto potente, molto sincero. Il giorno dopo ricevetti la chiamata al Festival di Cannes e da lì è iniziata la mia carriera. Però questo film era un film senza speranza, perché era una base molto cupa, era una base ghettizzata, era una via di Paese dove i secondi immigrati del sud vivevano in queste case popolari ed erano ghettizzati dalla Milano davvero. Alla Milano di quegli anni non c'era speranza, non studiavano. E quel film che raccontava la storia di un ragazzino arrivato da Foggia e doveva integrarsi con i ragazzi del quartiere, il film di Zanza, non aveva speranza, era un film maschilista, era un film cupo, era un film disperato. La cosa interessante legata a quel film è che quando la comprò la 7 e lo trasmise alle 11 di sera, il direttore del carcere di San Vittore, dovete fare uno strappo alla regola perché avete detto che volevano assolutamente vederlo, perché si identificavano in quella mancanza di speranza. Con la mia grande amica Francesca Milano, la produttrice esecutiva del film, ecco lì, dopo 20 anni si sono sentiti in dovere di tornare e fare un altro film e ci siamo detti però questa volta è cambiato qualcosa. Questa volta la speranza c'è, il quartiere è cambiato radicalmente. Quelli che una volta erano i figli di Zanza, che erano disillusi, adesso studiano alle migliori università di Milano. C'è una parità sociale, la lotta di classe non c'è, ma c'è più democrazia. Sono interfacciati all'Europa, studiano, vogliono migliorare la loro condizione sociale, vogliono migliorare il loro quartiere e il quartiere è migliorato. Ed è migliorato soprattutto grazie alle donne che hanno insegnato ai loro figli, come nella scuola media elementare Pisacane di Roma nel quartiere Cortina e Taras, a integrarsi. E l'integrazione, soprattutto con gli immigrati del Nord Africa, è l'unica forma di sviluppo sociale, è l'unica forma per migliorarsi, è l'unica forma per non essere chiusi mentalmente, ma a tutti. Quindi abbiamo raccontato la storia di una ragazza di periferia, con la terza media regalata, che però quando si mette in testa qualcosa non c'è modo di toglierla, come tutte le ragazze di Baggio. Quando si mette in testa qualcosa non c'è verso di toglierla e riescono a realizzarla. Perché sono ragazze cresciute in strada, ragazze, perdonami il termine, o locali. E questo film racconta la storia di una ragazza che aiuta un'ipotetica Samana Bass, che subisce un torto, a liberarsi da questo dramma del femminicidio. Quindi abbiamo immaginato, abbiamo capovolto la realtà, perché il cinema deve insegnare, deve indicare la strada maestra, altrimenti i registi non verrebbero chiamati maestri. Abbiamo capovolto questa palla tragica di Samana Bass, abbiamo immaginato una ragazza di periferia che aiuta una ragazza sconosciuta per il semplice diritto che debba amare, debba essere libera di amare chi vuole. E quindi facendo questo nuovo film al femminile, perché oggi le periferie sono cambiate in meglio grazie alle donne, perché le donne hanno insegnato ai loro figli che si devono conoscere, non si devono odiare, perché l'odio, la violenza e il razzismo non fa che indebolirli, non fa che stringere la loro mente, non fa che renderli ignoranti. Quindi questo film, al contrario di Whisky di Milano Playesca, è un film pieno di speranza. Non è un film perfetto, non è un compitino, perché lo scopo di questo film è che
ognuno di voi, ogni spettatore critico, lo debba finire dentro di sé, debba assorbire i contenuti di questo film, li debba elaborare, li debba fare suoi per portarli nella società, per migliorarla, per rendercela più desiderata. Insieme, grazie al cinema, che è il nostro specchio, possiamo realizzare questo sogno. E io ringrazio Beppe, questo mio amico, perché mi ha contattato lui, avendo visto un articolo di Repubblica che raccontava la storia di questo film, e mi ha detto: voglio venire a vedere questo film, quindi Beppe, io ti ringrazio. Grazie. Sono qua per divertirmi, ovviamente, e credo che mi divertirò. In realtà l'ho promesso poi per molti mesi, è stato a Mexico, cioè del genere, non sono mai riuscito a venire. E stasera sono qua. Sono qua, dicevo, per divertirmi, ma anche perché una delle cose che mi fanno un po' paura nel mio lavoro è il fatto che oggi quella che è la realtà è sempre molto distorta, no? La realtà è quella che vedi tu personalmente e poi quella che viene raccontata. E noi politici, perché alla fine questo è il mio mestiere, la mia vita, non sempre siamo le persone più adatte per raccontare, perché raccontare la realtà, perché è anche normale che uno pensi che fai un racconto a tuo uso e a tuo beneficio, che non stai dicendo il vero, che immagini qualcosa che non c'è. Nonostante devi provare a raccontare, a dire quello che vedi, quello che pensi sarà la città, quello per cui sto lavorando.